Il programma è realizzato in collaborazione con Minotti Cucine. Azienda agricola Torre d'Orti. Turri, olio di frantoio dal 1951. Bellini, particolare e inconfondibile. Ben ritrovati a Villa Pellegrini Cipolla, filetto di maiale in crosta. Sembra un piatto semplice, sembra addirittura banale, ma quando passa dalle mani di Massimo, banale sicuramente non lo è più, perché ci sono tanti piccoli accorgimenti che faranno scoprire come da questo taglio, un tempo povero, in realtà si possa trovare una grande ricchezza di sapori e di sinfonie. Vediamo allora gli ingredienti. 500 g di filetto di maiale, 100 g di pancetta al pepe, 50 g di granella di nocciole, un rametto di rosmarino, 100 g di panna fresca, 100 g di Monte Veronese Stravecchio grattugiato, sale, pepe, olio extra vergine d'oliva. E allora anche il filetto. Vai Massimo! Cari amici, ben ritrovati, benvenuti nella mia splendida cucina. Oggi prepariamo un filetto di maiale insaporito con della pancetta, non prima di aggiungere comunque in una padella con olio extravergine carote, cipolla, qualche profumo, perché no, anche un po' di rosmarino, benissimo. La padella mi chiede ancora una goccia di olio extravergine, andiamo a rosolare bene il nostro filetto di maiale. Partiamo da un ingrediente povero, da tradizione, ma oggi pensate a un valore proteico e una parità di grassi simile a carne di bovino. Perché? Perché il maiale oggi viene macellato per esigenze alimentari a un peso di 150 kg e fa sì che lo strato poi di grasso sia massimo di 2 cm, a differenza di un tempo che arrivava, pensate cari amici, 8-10 cm. Rosoliamo bene il nostro filettino di maiale, poi termineremo la cottura in forno a 200 gradi per 25 minuti. Tolgo la padella dal fuoco, lascio spazio a un'altra padella, vado ad aggiungere subito della panna, perché poi andremo a abbinare una crema allo stravecchio. Quindi semplicemente panna, lo stravecchio grattugiato, 5 minuti possono bastare. Bene cari amici, su una base di carta oleata vado a disporre una granella di nocciole tritata sottile. Come potete vedere, piatti semplici, veloci, perché in 5 minuti di preparazione il piatto, diciamo, è pronto, ma naturalmente di grande effetto. Lo passiamo nella granella di nocciole in questo modo. Mi sono già preparato della pancetta arrotolata stesa. Lo vado a porre semplicemente al centro, lo lascio in compagnia di un rametto di rosmarino, ad equilibrio del gusto, lo avvolgo creando un po' di pressione. Benissimo, a questo punto lo vado a porre in forno a una temperatura di 200 gradi. Bene, il nostro filetto di maiale è pronto, andiamo a toglierlo dalla pellicola, perfetto. Procediamo con un taglio, 1, 2, 3 fettine fanno porzione, bene così. Andiamo a riprendere la nostra crema di stravecchio, la adagiamo al fondo di un piatto, perfetto, l'ho tenuta appositamente morbida. Andiamo a porre il nostro filettino di maiale al centro, 2, 3 possono bastare. Riprendiamo il sapore delle nocciole, concludiamo con un po' di rosmarino e perché no anche una tagliatella di stravecchio che andiamo ad appoggiarla semplicemente sopra. Cucino olio extravergine. Il nostro piatto è pronto. Cari amici, non mi resta che salutarvi e augurarvi buon appetito.
Valpolicella Superiore Morari, dal nome della località di Marcellise, appena sopra San Martino Bonalbergo, insomma le porte di Verona. È un vino particolarmente intenso, molto strutturato, perché nasce con le classiche uve della Valpolicella e della Marone, conosce l'appassimento, conosce un'aromatizzazione di profumi che parlano di ciliegia, di mora, insomma di baccarossa, addirittura con tendenze balsamiche, che secondo me vanno molto bene con lo stravecchio che hai usato per il tuo piatto. Ottimo anche il caffè però, vero? Finalmente Stefano, è arrivato il momento di un buon caffè. Se parliamo di un buon caffè non può essere che Pellini Top Arabica 100%. Sinfonia compiuta? Sinfonia compiuta. E allora rivedeteci su YouTube, basta digitare Sinfonia di Sapori, così ripercorrerete quello che Massimo ha fatto per questa ricetta. Ci vediamo la settimana prossima, arrivederci. Particolare e inconfondibile. Minotti Cucine. Azienda agricola Torre d'Orti. Turri, olio di frantoio dal 1951. Vi ringraziano per l'ascolto.